Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà. Troppo incredibile per essere vero, troppo vero per essere un sogno. Sono Dan Blatt, giocatore di golf. Per anni mi sono sforzato di cancellare tutti i momenti del contatto, ma adesso che ricordo, sono terrorizzato la maggior parte del tempo. So che torneranno ancora da me. Torneranno sempre. Io invece mi chiamo Ruth Kennedy. Sono una casalinga. E penso che non dobbiamo avere paura di loro. Ritengo che il timore iniziale dipenda esclusivamente da noi. La paura dell'ignoto è una caratteristica umana. Mi chiamo Margaret Assi e sono agente di cambio. Mi ritengo molto fortunata per essere stata scelta. E penso che siamo tutti molto fortunati. Speciali. Siamo stati scelti per un grande scopo e dovremmo essere molto fieri di portare questo marchio. Javier Perez. Sono capomastro. Siamo cavie da laboratorio. Nient'altro. Siamo prototipi. Hanno manipolato la mia vita sin da quando ero ragazzino. Non mi hanno mai chiesto il permesso. Non mi hanno chiesto niente. Sapete cos'è più duro? È l'isolamento. È ridicolo. È lo scetticismo. Uno continua a chiedersi se diventerà pazzo, mentre la gente è già convinta che sia impazzito. È vero. Ha ragione. È terribile. Quanti di voi erano bambini quando hanno avuto il primo contatto? Vedi, di solito è cominciato così per molti di noi. Ecco, ho chiesto a Lazy Ray di venire qui stasera perché ho pensato che soltanto le persone che sono qui avrebbero potuto capire quello che provano. Con noi puoi parlare, Leslie, perché tutti noi abbiamo sofferto molto. Io li odio. Loro arrivano e si prendono tutto quello che vogliono. Anche quello che non gli appartiene. Si sono presi il mio bambino. Anche a me hanno preso il bambino. È successo anche a mia moglie. Ma lei si è presa la colpa. Niente di quello che le ho detto è servito. Non ho potuto fare niente. Deve esserci qualcosa da fare. Io posso almeno aiutarvi a superare il trauma della vostra esperienza inserendola nella vostra vita, in modo che non proviate questa sensazione di colpa e di paura. Sì, ma come possiamo impedire che succeda ancora? In che modo possiamo impedirlo? Troppo incredibile per essere vero, troppo vero per essere un sogno.